Agosto 1945, il secondo conflitto mondiale arriva al capolinea. Dopo la devastante esplosione della bomba atomica su Hiroshima e Nagasaki, il Giappone è in ginocchio. Il paese del sollevante, storico alleato dell'Italia fascista di Mussolini e della Germania nazista di Hitler, si arrende definitivamente il 15 di agosto. L'imperatore, il divino Hirohito, si rivolge per la prima volta al suo popolo parlando alla radio. Si pone così fine ai combattimenti. La firma ufficiale della resa incondizionata avviene sulla USS Missouri, ancorata nella baia di Tokyo. È il 2 settembre quando salgono a bordo della nave il ministro degli esteri Mamoru Shigemitsu e il generale Yoshiro Umetsu, ad attenderli il generale americano Douglas MacArthur. MacArthur si rivolge ai rappresentanti nipponici e parla di storico accordo grazie al quale la pace verrà ripristinata. È il ministro Shigemitsu che firma seduto davanti al generale Richard K. Sutherland. Sutherland osserva in piedi, mentre Shigemitsu è piegato sul documento, una foto che farà il giro del mondo mettendo fine al conflitto sul campo.